che il podcast di oggi è andiamo a parlare di cosa indossare a Ferragosto. Questa sera andiamo a decidere che cosa indossare per una cena, se siamo al mare o domani a pranzo, il giorno di Ferragosto. Allora, la indecisione di che cosa mettere, se mettere qualcosa ad uncinetto oppure no, se indossarlo. Allora, per la sera, se siamo insomma al mare, che poi facciamo una passeggiata per vedere i fuochi di mezzanotte, e questa è una cosa che mi piace tantissimo, è ovvio che se stiamo su al ristorante oppure stiamo passeggiando fa abbastanza caldo, poi in questo periodo fa caldissimo, per cui indossiamo un vestitino carino. Poi dipende anche dal locale, se siamo al locale o a prendere semplicemente poi un aperitivo, questo poi dipende da che cosa facciamo, ma sicuramente un pochino elegante. Andiamo a, come di molti di voi mi avete detto, che indossate un vestitino nero sicuramente, o sui toni del marrone, ma non troppo acceso, perché la sera insomma si decide di avere un tono un pochino più chic, no? Anche chi veste completamente con vestitino bianco. Però che cosa vogliamo portare? Allora, abbiamo diverse opzioni perché la sera. Adesso vi mostro dei giacchini, delle diciamo anche una maglia, perché c'è chi indossa il pantalone, per cui un pantalone, un toppino oppure diciamo una maglia che leggermente è un pochino più fitta, chi indossa una camicia sopra. Però se vogliamo indossare qualcosa ad uncinetto, la maglia elegante chic è questa, con questo filato meraviglioso. Vi lascio sempre sotto il link del mio blog, iscrivetevi alla newsletter in maniera di non perdere tutte le novità future anche da settembre in poi. Però questo filato, come dicevo, è fantastico, avete tutti i link sotto nell'articolo. Questo filato è fantastico, ma a questo punto, perché è molto molto elegante, allora con lo zefiro sapete che lo amo tantissimo, e questo diciamo che è un argento con queste foglie, facilissimo da realizzare, sicuramente molti di voi l'hanno realizzato oppure hanno qualcosa di simile, per cui più che altro adesso sarà difficile partire oggi che è mercoledì, creare qualcosa, ma vi do semplicemente degli spunti che già avete realizzato o qualcosa di simile. Mettete un toppino, io qui ho indossato nella foto il top nero, ma quello diciamo che lo indosso per far vedere il punto. Voi mettete un punto diciamo foglia, ecco, per farlo vedere bene. Qui sotto non mettete il nero, ma mettete qualcosa che sia abbinato al colore della maglia che avete realizzato, oppure un beige, un color carne sta benissimo anche, e mettete, indossate la maglia che ha questi punti carinissimi. Poi fatemi sapere quale avete indossato. Poi possiamo invece, io uso un piccolo toppino, poi un pantalone o un vestitino, preferisco il giacchino, perché col giacchino poi vado, non so, in spiaggia a vedere i fuochi, c'è chi va in spiaggia, c'è chi li vede insomma in altre parti, non tutti sono al mare, allora in quel caso abbiamo il nostro giacchino a portata di mano e elegante, per cui questo giacchino elegante che è carinissimo, abbiamo proprio il twin set effetto pizzo con il murano, ve l'ho fatto vedere in tantissime, ho visto tantissime versioni, ma potete anche realizzare il toppino sotto, ma in questo caso avete qualcosa di simile è perfetto, ma anche il colore, oppure siamo tutti insomma un color crema, un color beige, e oppure abbiamo degli accessori sul bronzo, andiamo a realizzare, ma già che avete realizzato, io penso sempre alla realizzazione delle creazioni, ma in questo tempo adesso c'è pochissimo tempo. L'idea, apriamo l'armadio e vediamo qualcosa di simile, già questa è un'idea, oppure utilizziamo un punto un pochino più moderno, se avete come questo giacchino, se già l'avete fatto, oppure un qualcosa di simile un pochino più moderno, meno diciamo meno effetto pizzo, e potete insomma abbinarlo al vostro completo, ma anche al vestito. Io vi dico che i vestitini, abbiamo un vestitino che non ha ovviamente, vestitini adesso che vanno anche adesso con questi
Queste maniche a sbuffo, ecco, ce ne sono tantissime, ne ho visti veramente tanti. Non occorre lì, andiamo a utilizzare un qualcosa diverso. Ma casomai andiamo a utilizzare una stola, in quel caso non andiamo a mettere il giacchino sotto che poi ci ingombra, no? Se siamo scollate, mettiamo un giacchino effetto pizzo o anche un punto più moderno. Ma se invece abbiamo questi vestiti o una maglia che ha insomma più volume sotto, allora andiamo a mettere una stola, perché se dobbiamo poi spostarci, ripeto sempre, oppure siamo un locale, oppure stiamo ballando o stiamo aspettando la mezzanotte di Ferragosto, e allora in quel caso dopo ci vogliamo spostare per prendere un aperitivo e fa un pochino più fresco, mettiamo la stola. Io parlo sempre nella zona comunque di mare, poi in montagna avete altre alternative sicuramente, poi dipende sempre dal punto dove siete, per cui mi oriento un pochino più sul mare, no? Che sono un pochino un argomento che mi tiene insomma di più, ecco. Allora, per cui vado avanti con la stola, non so se vi piacciono i scialle, potete utilizzare anche lo scialle, però la stola è molto più comoda perché quando la andiamo a indossare è sicuramente più comoda. Allora, le borse, beh, noi vogliamo indossare anche una borsa, un accessorio, no? Un accessorio possiamo. L'ultima borsa che ho realizzato, diciamo che si abbina un pochino su tutto. Questa mini borsa, che poi tanto mini non è, ma vi spiego nel tutorial che potete realizzarla più piccolina ma anche più grande. Ha avuto un successo incredibile, è piaciuta tantissimo. Io ho fatto un'applicazione in soutache, ma voi potete mettere una collana rotta che si è rotta, un centrale, oppure un bracciale che si è rotto la parte centrale che era abbastanza largo, lo andiamo a mettere al centro. Insomma, possiamo utilizzare anche un orecchino. Ricordate, un orecchino grande, potete metterlo al centro della borsa tranquillamente, se non è questa di borsa, ma un qualcosa di simile, resta un pochino meno estiva, evitiamo la raffia, ecco, di sera, evitiamo, questo è un cordino, il cordino luminoso, per cui ha questi punti luce bellissimi di Lurex, per cui è perfetta, insomma, anche per la sera è perfetta. Poi un'altra borsa che è perfetta anche per la sera, c'è chi invece preferisce i manici, per cui avere un manico oppure non avere i manici, diciamo la tracollina non ci piace, ma vogliamo una borsa più capiente, perché in quel momento andiamo a mettere tutto dentro che ci serve, anche la stola, vogliamo metterci la stola, ci vogliamo mettere il giacchettino, perché lo possiamo fare, tanto non si rovina, per cui lo vogliamo mettere dentro e andare con una borsa più grande. La borsa Star è perfetta, anche qui un cordino molto luminoso, mi piace tantissimo. Invece questi, diciamo, ventagli a rilievo, un ventaglio in 3D, e sicuramente molti di voi l'hanno realizzata, forse con un colore diverso, però se avete qualcosa di simile, qualcosa che vi dà l'idea, dice: vedi Luana, una bella borsa un pochino più grande, ci metto il mio giacchettino che ho realizzato, che si abbina benissimo sia al vestito o un completo o in pantaloni, e allora è perfetto mettere una, diciamo, questa borsa, mettere tutto dentro, no? Invece se non ci occorre perché la portiamo in mano, non ci interessa, poi in base anche alla situazione, allora in quel caso la borsa più piccolina è perfetta. Allora vado a vedere la lista perché mi sono ricordata tutto a memoria. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, non dimenticate, anche perché non perdete poi tutte le novità che ci saranno a settembre. Allora, c'è chi invece preferisce neanche la una pochette, ma preferisce proprio un portacellulare. Dice: io non porto nulla, a me mi piace ballare, mettiamola così, sogno un pochino, prima della mezzanotte. Mi piace ballare e allora vado a mettere solo il cellulare e poche cose, il resto le do, che so, al mio compagno, al mio marito o a un'amica, se siamo con le amiche, siamo con un parente, io metto il minimo indispensabile, non mi occorre altro. In quel caso questa, diciamo, porta cellulare, ma è una, sì, una tracollina carinissima, questa è l'idea anche che vi posso dare, piccolina da portare, ma proprio perché non abbiamo altro da mettere dentro, non ci occorre portare una borsa più grande, ci occorre questo e basta. Ovviamente le mie idee sono più per la sera, perché per il giorno, ecco, c'è chi sta in spiaggia, poi sale al ristorante, festeggia
il Ferragosto, chi è in famiglia, oppure io mi sono un pochino più orientata sulla sera, perché mi avete chiesto in tante, Luana, ma la sera cosa possiamo fare aspettando la mezzanotte, aspettando Ferragosto, no? Anche i fuochi, aspettare come mi posso gestire. Devo dire che quest'anno non fa assolutamente, non è neanche tantissimo poi umido, al mare si sta bene la sera, neanche occorrerà una sola, però noi ce la portiamo lo stesso, perché la temperatura potrebbe cambiare in base poi all'orario, no? Insomma, comunque si va oltre la mezzanotte. Allora, io vi saluto, vi auguro un buon Ferragosto, un bacione, sono contenta di aver realizzato questo video per darvi semplicemente delle idee, perché realizzarlo in una giornata sarà insomma un po' impossibile, però noi siamo delle creative, apriamo il nostro armadio e decidiamo che cosa indossare. Allora, io vi saluto, ci vediamo venerdì con un nuovo tutorial, un bacione grande a tutte voi e ci vediamo ai prossimi video. Bacioni!